Ciao a tutti e bentornati qui sul canale YouTube di autoprove.it. Se state pensando di acquistare l'auto nuova, beh, vi consiglio di seguire questo video perché parleremo di noleggio a lungo termine. Come saprete, la scelta oggi non è solo l'acquisto dell'auto, il leasing, le rate, quello che vi pare, ma c'è anche il noleggio a lungo termine aperto ai privati. Prima di partire è il caso di fare una distinzione nell'ambito del noleggio tra noleggio a breve termine e noleggio a lungo termine. Il noleggio a breve termine è quello che ci va a coprire rate non molto lunghe, da un giorno a 6 mesi. Parliamo ad esempio del turista in vacanza, parliamo ad esempio dell'azienda che si trova nella necessità di sostituire uno o più mezzi per un determinato termine di tempo, perché magari sono in manutenzione e quindi è il caso di ricorrere a noleggio a breve termine. Il noleggio a lungo termine invece è oggi una validissima alternativa all'acquisto dell'auto anche quando si parla di privati, cioè di coloro i quali non sono in possesso di una partita IVA. Vi dico subito che questo video non è stato sponsorizzato da nessuna società di noleggio, quindi le valutazioni che andremo a fare saranno il più possibile obiettive. Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, dobbiamo subito dire che ci sono vantaggi interessanti perché il consumatore non ha a proprio carico spese rilevanti, che sono quelle che riguardano sicuramente la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assicurazione, il bollo, ma anche l'imposta IPT, quella una tantum, per la messa su strada. Chiaramente il mio invito è quello a leggere con grande attenzione i contratti del noleggio a lungo termine, perché è vero che ci sono degli elementi comuni, cioè quelli che abbiamo appena visto, ma ci sono anche grandi differenze e particolarità che quindi richiedono una certa attenzione. Ad esempio, in molti contratti di noleggio è inclusa la casco, altri prevedono l'assicurazione standard, quella furto e incendio. Il vantaggio comunque è quello legato al fatto che anche se viviamo in determinate zone del paese oppure abbiamo una determinata classe assicurativa, il noleggio a lungo termine è un grande ombrello perché l'auto è intestata alla società di noleggio. Chiaramente acquisto dell'auto e noleggio a lungo termine sono molto diversi tra loro, ma sono anche legati a due concetti diversi di auto. Ad esempio, chi vuole acquistare concretamente l'auto è colui il quale intende tenere l'auto per più di 5 anni, percorrere un certo numero di chilometri, e non avrà poi problemi a rivendere l'auto a un prezzo che riterrà più o meno ragionevole. Nel caso del noleggio a lungo termine invece parliamo di coloro i quali intendono tenere l'auto per 2-3 anni, non fanno percorrenze chilometriche particolarmente importanti, ma soprattutto vogliono sottrarsi oggi al grande problema della scelta della motorizzazione giusta. Saprete sicuramente che ci sono molte città che stanno decidendo blocchi diesel, si parla ormai della morte imminente dei motori tradizionali diesel o benzina, quindi tenere l'auto per 2-3-4 anni chiaramente significa evitare di avere tutti questi problemi, perché poi alla scadenza contrattuale la vettura torna alla società di noleggio. Come detto, nel noleggio a lungo termine non siamo proprietari dell'auto alla scadenza contrattuale, però la società di noleggio potrebbe proporci il riacquisto della vettura. Non c'è comunque la maxi rata finale, quella appartiene invece al leasing per lo più. Nel noleggio a lungo termine però molte società vanno a richiedere determinate garanzie, e sì, perché come quando andiamo in banca a chiedere un mutuo e lì viene fatta tutta un'analisi sulla nostra situazione patrimoniale, personale e familiare, così anche nel noleggio a lungo termine le società si vogliono tutelare facendo una verifica più o meno ampia su quella che è la nostra situazione patrimoniale, e per questo ci potrebbero richiedere una caparra che comunque ci sarà restituita alla scadenza del contratto. Quindi il vantaggio principale del noleggio è quello di avere all'interno di un'unica rata tutta una serie di voci di spesa raggruppate, quindi manutenzione, bollo, assicurazione, ma anche cambio delle gomme tra estive ed invernali. Se invece andiamo a parlare di partite IVA e società, i vantaggi sono ulteriori. Nel caso delle partite IVA, questi soggetti possono detrarre il 20% dei costi sostenuti per il noleggio. Nel caso delle società la detrazione varia dal 70% all'80%, a seconda che l'auto noleggio a lungo termine sia affidata a un determinato dipendente o agente di commercio, lì raggiungeremo l'80% di detraibilità dei costi, negli altri casi si va al 70% se l'auto invece è assegnata in generale a quello che è un certo numero di dipendenti aziendali. Insomma, in questo video abbiamo cercato di capire quelli che sono i punti di forza del noleggio a lungo termine, le differenze veramente evidenti rispetto all'acquisto dell'auto, ma come anche noleggio a lungo termine e acquisto siano due formule assolutamente diverse, in un certo senso complementari, perché abbracciano due tipologie diverse di utenti. Quindi tocca adesso a voi fare le vostre valutazioni, fatevi un giro in rete, comparate i vari preventivi per quanto riguarda prezzo di acquisto e noleggio. È possibile fare anche
molte volte una verifica incrociata sullo stesso modello e quindi il costo di acquisto piuttosto che il costo di noleggio. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, like, commento, iscriviti al canale YouTube di autoprove.it e ci diamo appuntamento qui per il prossimo video. Ciao!